L'atletica è uno sport di fatica, sudore, sacrifici, grandi sforzi e anche grandi soddisfazioni. I campionati dei 10.000 metri sono una gara impegnativa e dispendiosa. Quest'anno sono organizzati su una pista nuova, la pista di Castel Porziano, di proprietà della Guardia di Finanza. E correre in questo luogo deve essere ancora più bello e gratificante per gli atleti. Per accaparrarsi il titolo ci saranno corridori provenienti da tutta Italia. Inoltre saranno presenti altre gare orientate ai ragazzi e atte a trasmettere i valori dello sport e della vita. Alla conferenza di presentazione hanno parlato diversi esponenti che si sono apprestati all'organizzazione della manifestazione. È la prima gara importante, veramente importante a livello nazionale, che viene svolta sulla nostra nuova pista rinnovata di Castel Porziano. E quindi inaugurarla in un certo senso con questa manifestazione, secondo me, è una cosa importante che ci fa estremamente piacere. Ritornando al discorso delle attività collaterali, delle manifestazioni collaterali, oltre appunto a varie gare di giovani che si susseguiranno su diverse distanze, ci sarà una staffetta della legalità, e quando si dice staffetta della legalità sappiamo tutti il significato, soprattutto per i giovani, che non è soltanto una gara, una competizione agonistica, ma è anche far capire, far comprendere, far passare un messaggio che va verso certi valori di vita che poi devono essere applicati nella vita e nella società di tutti i giorni. Sabato 14 maggio sarà sicuramente una bellissima giornata di atletica e di sport.